Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo video recensione di App Video Review. Oggi voglio mostrarvi un'applicazione, Looptastic, versione HD per iPad e versione normale per il nostro iPhone, che comunque faremo un leggero excursus dopo. Applicazione dedicata a chi ama fare campionamenti musicali, molto buona, poi la vedremo insieme. Sono due versioni comunque, ricordo, vendute separatamente, non sono Universal, quindi per chi ha entrambi i device può acquistarle tutte e due o sceglierne una soltanto. Andiamo a vedere insieme l'applicazione. Questo è lo splash screen di Looptastic HD, quindi la versione per iPad e quindi adattata per questo device. E questa è la schermata iniziale. Sulla sinistra troviamo il classico mondo, quindi il supporto del produttore. Subito dopo abbiamo l'aiuto online per capire come funziona questa applicazione e tasti funzione sulla destra, Loop Store per poter acquistare o vedere comunque nuovi set predefiniti per effettuare i campionamenti, Edit per modificare le nostre registrazioni, non ce ne sono ma possiamo, dopo vedremo come registrarlo, e poi il More, c'è la possibilità di fare un export e un import via WiFi, pubblicarlo su un cloud e quant'altro. Ma adesso andiamo a vedere come funziona questa applicazione in realtà. Scegliamone una qualsiasi e questa è la nostra base di partenza. Parte subito il time. Facciamo velocemente una descrizione di quello che troviamo. In alto a sinistra abbiamo detto i pulsanti di riproduzione e registrazione, il tempo trascorso, lo spegnimento, quindi chiudere questa console, ritornare alla schermata generale, i battiti per minuto e la sincronizzazione. Parte centrale, qui metteremo i nostri effetti, basterà trascinarli in alto per mettere come vogliamo i campionamenti. Parte bassa, abbiamo sulla sinistra loop set, quindi quelle che noi abbiamo già i set predefiniti o comunque già creati da noi o scaricati. Parte centrale per i controlli di volume di una singola. Un singolo campionamento e poi gli effetti da poter inserire sulla nostra base. Vediamo come funziona. In maniera molto semplice, basterà per esempio trascinarne uno e far partire subito il play. Questo è uno solo. Come vedete, prende forma. Chiaramente questi possono essere aumentati e diminuiti la loro importanza sul nostro campionamento, sempre con up and down. Possiamo inserire un qualsiasi campionamento, non solo di un set che abbiamo scelto, ma ne possiamo mettere tranquillamente un altro. E cambierà chiaramente anche il ritmo. Come vedete possiamo giocare con gli effetti come vogliamo. Sentite? Sulla destra poi di questa linea temporale abbiamo su cosa andremo a lavorare. Potremo decidere se farlo suonare sempre, solo quando lo toccheremo, mandarlo avanti o indietro del singolo elemento che noi abbiamo chiaramente selezionato. Quindi, per esempio, se scegliamo questo, modificheremo solo questo. Quindi vedete veramente un'ottima istruzione. Qui possiamo dare maggiormente il volume su una o sull'altra. Quindi partiamo qua. O qui centrale, tutto qua. Possiamo chiaramente, come vedete, escludiamo una singola zona o comunque possiamo dare maggiormente volume a un'altra. Una volta fatta, chiaramente potremo tranquillamente registrarla premendo il relativo pulsante di registrazione e inserire per esempio un nome. A questo punto possiamo condividere e portarla tranquillamente su un'altra, sul nostro iPhone o comunque pubblicarla on the cloud, insomma, ce
Ce ne sono tanti di sistemi. Andiamo adesso a vedere insieme come l'interfaccia all'interno dell'iPhone. Come vi dicevo, è pressoché identica, ma chiaramente adattata a quello che è il display più piccolo del nostro iPhone. Andiamo a vederlo. Questa è l'applicazione, più o meno come avevo già fatto qualche aggiornamento di prova. Come vedete, anche qui abbiamo stessa identica interfaccia, quindi con il loop set da poter inserire tirandoli chiaramente su. Anche qui abbassiamo, alziamo e barra in basso per dare più volume a una singola parte. I tasti di funzione sono nascosti, basterà premere queste piccole linguette sulla destra e sulla sinistra per avere maggior controllo nelle singole funzioni, come vedete. Oppure, premendo sulla sinistra, avremo la possibilità, come prima, sincronizzazione, registrare, modifica, mandare in pausa, come per esempio adesso, e aumentare o diminuire chiaramente i battiti per minuto. Basterà quindi, vedete, fare uno slide verso il basso o verso l'alto per far aumentare appunto il tempo. Quindi, poi reinseriamo qua, per esempio, ritorniamo qui e gli diamo di nuovo il play, tappiamo qui e lo chiudiamo. Chiaramente i singoli elementi possono essere spostati a nostro piacimento anche una volta inseriti, quindi non restano bloccati. E questo è Looptastic, versione iPhone e versione iPad. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di averci seguito ancora una volta. Vi ricordo il nostro canale YouTube App Video Review e come sempre vi esorto a iscrivervi per rimanere sempre informati sui nuovi video che andremo a pubblicare e di seguirci su Facebook e su Twitter per eventuali contest. Ciao ragazzi!